Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Ti scatterò una foto. Ricorderò e comunque, e so che non vorrai. Ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come far ridere adesso, pensarti come un gioco. E capendo che ti ho perso, ti scatto un'altra foto. Perché piccola potresti andartene dalle mie mani. Ed i giorni da prima lontani saranno anni. E ti scorderai di me. Quando piove profili e le case ricordano te. E sarà bellissimo. Perché gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare. Lavoro nell'ambito televisivo da circa 20 anni. Ho iniziato nell'88-89 con varie produzioni televisive di Roma che facevano service per Mediaset e per Rai, per le varie testate giornalistiche. E lì in pratica facevo l'operatore d'assalto, andavo fuori a Montecitorio, fuori al Senato, al governo italiano in pratica per riuscire a carpire qualche intervista, qualche politico che si defilava. Ed era una lotta fra giornalisti, fra fotografi e operatori. Ho iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo all'età di 19 anni come ballerina. La danza è sempre stato il mio sogno fino a quando ero bambina. Mia mamma mi ha sempre detto che vedeva muovermi nella carrozzina e pensava che avessi qualche problema. Invece poi ha realizzato che quando io sentivo la musica volevo muovermi e questa cosa ha portato mia mamma a iscrivermi in una scuola di danza e a far sì che questa voglia di ballare prendesse anche una certa forma. A 4 anni sono stato buttato nel mondo delle pubblicità dai miei genitori. Un bambino prodigio, così dicevano. Pubblicità del cornetto Algida, della pasta Barilla e tante altre. Poi uno stop dovuto agli studi, insomma, alla crescita, allo sport. Grande appassionato di calcio, volevo fare il calciatore, poi a 15 anni un brutto incidente ha messo stop a questa mia prospettiva. Piccolo ho avuto una passione per il cinema in ogni genere, diciamo, per qualsiasi tipo di film. E ho cercato, insomma, ho sviluppato questo mio sapere rubando anche poi da registi già affermati, perché ho fatto anche produzioni, insomma, dove si poteva anche come operatore riuscire ad assorbire, ad imparare quello che e i registi, gli sceneggiatori, le persone con cui lavoravi ti trasmettevano. Ho partecipato a vari programmi televisivi come ballerina, tra cui Tira e molla, La sei l'ultima, L'ottavo nano, Carramba, eccetera. E un'esperienza molto positiva in questo senso è stata una fiction a cui ho preso parte come ballerina attrice. E in questo lavoro appunto recitavo e ballavo e questo ha fatto sì che nascesse in me anche questa voglia di esprimermi oltre che con la danza anche con la recitazione. A 16 anni coltivavo lo studio del pianoforte, del canto e poi finalmente a 20 anni ho dato una raddrizzata a quella che doveva essere un po' la mia vita. Sono entrato a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi a Canali 5, la scuola più famosa d'Italia. Ho cominciato a studiare danza, canto e recitazione e lì forse ho capito quello che doveva essere della mia vita.
ho scritto talmente tante storie, tanti corti, che uno insomma ha voluto girarlo e ce l'ho fatta, diciamo. Ho girato questo corto, ho chiamato delle persone che mi hanno aiutato, professionista comunque nell'ambiente, nell'ambito, e mi sono rivolto anche a Fabio Solimini, che è un mio collega, un mio amico, per il montaggio, e anche ad Alessandro, che è un grande musicista, che insomma è riuscito insomma a tirare fuori da questa storia un commento musicale giusto e adeguato per dare insomma il significato che volevo dargli. Sono molto soddisfatto di come è venuto, dal mio punto di vista, dal punto di vista della musica, il lavoro per questo film L'ultima foto di Marco Bellacci. E devo dire che per quello che riguarda il rapporto con il regista che ho conosciuto proprio in questa occasione, è stato molto positivo, anche perché diciamo che a parte diciamo un discorso iniziale su quelli che volevano essere i significati e la narrazione interna del film e gli stati d'animo, mi ha lasciato molto libero, non ha dato delle indicazioni, si è fidato insomma. E per chi deve scrivere la colonna sonora di un film, questo è secondo me la cosa migliore, perché capitano registi che in qualche modo pensano di dover in qualche modo scrivere loro, tra virgolette, la colonna sonora, e danno delle indicazioni molto precise, limitando poi la fantasia del compositore, che in realtà è quello che sa come si scrive la musica e che può dare una sua interpretazione originale e dare un qualcosa di più al film, anche che tante volte anche lo stesso regista non può immaginare, non essendo appunto un musicista. Qualche mese fa ho conosciuto Marco durante una trasmissione televisiva in Rai e mi ha proposto appunto il progetto del corto cinematografico, forse perché vedeva in me l'attrice giusta per quel ruolo. E io sono stata subito contenta di prendere parte a questo lavoro, perché l'ho ritenuto subito una cosa interessante. E mi è piaciuta l'idea, il modo in cui voleva realizzarlo, il fatto stesso che fosse una cosa che andava al di là dei soliti corti cinematografici, perché appunto era tutto realizzato con musica e attori molto bravi a recitare con il viso. Un corto dove tutto è dettato dalla mimica facciale, quindi riuscire ad esprimere ciò che il regista vuole solamente con un'espressione del viso, un movimento del corpo, non è stato facile. È stata una bella scommessa e devo dire che secondo me ci siamo riusciti tutti quanti insieme. Io spero di essere riuscito a fare un corto leggibile e che riesca a coinvolgere le persone che lo guardano. E io insomma il risultato finale l'ho visto, a me piace molto e sono molto fiero e orgoglioso di aver fatto un lavoro del genere che avevo scritto e che volevo proprio che fosse realizzato così. In Italia ci sono molti attori, registi, sceneggiatori emergenti che hanno delle idee grandiose e che non riescono a realizzarle proprio per mancanza di fondi. Io spero che in un futuro prossimo il cinema italiano possa ritornare ai fasti di una volta e riemergere a livello internazionale. In tutto ciò mi ha aiutato una mia amica, che è Antonella Biscardi, che anche lei crede molto nel cinema, vuole fare anche lei cinema, perché lei fa molta televisione da molti anni. Ed essendo infarinata un po' di tutto, perché fa produzione, si occupa anche della regia, della fotografia, lei guarda un po' tutto nelle produzioni che fa. Vedere il risultato finale è stata un'emozione incredibile e spero che queste stesse sensazioni che ho provato io le possano provare tutte le persone che guarderanno questo film. Che aggiungere ancora? Un grande in bocca al lupo a Marco per il suo progetto che ha portato avanti con tanto amore e finalmente vede realizzato.
e che abbia il giusto successo che si merita, altrimenti l'importante è partecipare. E come si dice a Roma, chi non risica non rosica. Un saluto e un grazie infinito a tutti gli attori e i tecnici presenti sul set. Da parte mia un bacione e ancora grazie.